A pirla! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Hello! Con la grappa, Ivan, con la grappa! Ivan, questa sera Ivan con il rapino! Ubriacone, in miniera! Prime Water, Davide, guarda! Ma Prime significa che è alcolica. No, Prime significa che possono fare l'abbonamento grazie a Amazon Prime. Gratuitamente. Faccia vedere quest'acqua, Ivan. È acqua, ma che cazzo è? Ma davvero? Oh, oh! Imbecille. Facciala vedere, Simone. Tira fuori la sdruba, la sdruba. Ma quanto costa quest'acqua? 15 Ivan, euro? Per me ti senti male quando bevi quest'acqua, perché c'è... Cioè,
È dal 90, è dal 1894 che sta qua dentro, Ivan. Non so quanto ti convenga, cioè la vedo un po'... Vabbè, fermenta l'acqua, no? Un po' fermentata. Fernet branca. Che è quella che sa un po' di uovo, eh? The water. Ma andiamo avanti. Beh, com'è sta acqua da 30 euro? È buonissima. Invece com'era il tonno, Ivan? Era un po' freddo, però era buono. Ma la vera domanda è perché hai preso un'acqua da 30 euro? Io ho ordinato 40 un'acqua euro. È arrivata questa, mica io ho detto... 40 costa, no? Connessione costa 2 euro. No. Che è impossibile, con 2 euro ti danno il vetro. È raro. No, 45 che costa. Giusto? Al litro. No, 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 chi è? No, Gerard, Gerard, Gerard! No, Gerard! Simone, il ladro di notizie! No, no! Santoro! Vabbè, che cosa intendi, Ivan? Non è vero, perché... Ivan, che cosa avrei rubato? Perdona. Ma non è vero. Sto scherzando. Sta un po' inscerecchito. Inscerecchito? Sì. Gerard Depardieu. Sì. Prima stavamo alla mia casetta in campagna a lavorare rispettivamente alla mia e alla prossima canzone di Alex con la collaborazione, esatto, di Davide. Di Dave. Sì, Dave ci ha curato. E poi c'era la parte, diciamo, modificata. Poi c'erano gli altri, ovviamente in un assembramento. No, scherzo, campagna, stavamo tutti a 7 metri di distanza, ve lo posso assicurare. Io ho anche sentito con le mie povere orecchie un gallo sbranato. È vero? A un certo punto ho detto, ma che sta succedendo? Ma chi è Alex? No. Alex mentre registra. No, a parte scherzi, no, raccontalo, Simo. È stata una scena troppo bella. Cara certa, sentivo, vabbè, vai, Simo. Stavamo a parlare tanto tranquillamente. Una certa sente. E Simone fa: no, tranquilli, sono gli animali che si picchiano. Abbiamo fatto un gatto che uccide un gallo. Ci siamo assicurati che non fosse Alex. E poi siamo giunti alla conclusione che era un gallo, probabilmente sbranato, sì, da un lupo o da un cane lupo. Oggi è stata una giornata o molto da un piena uomo, di impegni. Oggi è stata. O mi da sono un anche fatto uomo, un altro tattoo mi sono fatto. Non so se si che vede. Fatto? Mi sono fatto un tattoo oggi pure. Mamma mia, zia, ma che c'hai? 15 anni con i trasferelli. Bello, zia. Ma no, cosa è vero che ah, è vero, mazza. È trasparente. Fai tempo? Non è trasparello. Mazza, ma una farfalla. Fatto bene. È una farfalla perché mi dà un senso, diciamo, di tranquillità e funziona molto bene per la mia terapia. Cioè ti fa volare via. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Top, muove da lì. Praticamente Gerard Depardieu è stato indagato per stupro. Indagato addirittura. Sta tutto sta un po' inscerchito. È un ogre. Sì. E praticamente, a parte gli obiettivi, che questo è colpa di Rubino che mi ha fatto andare sul sito della media. Rubino, io spero che tu la videocamera nuova che ti è arrivata, che ho comprato personalmente dal sito di Media World, spero ti frutterà e fare le tue cazzatine. No! Spero gli frutterà la videocamera, che costa il doppio della nostra, che gli abbiamo comprato in quanto a sdrubalino. Vabbè, ha guadagnato i suoi soldi onestamente con tanto lavoro. Vabbè, vediamo un po'. No, adesso mi sono distratto. Questo obiettivo. Ah no, che era Gerard Depardieu. Gerard, il più popolare attore di cinema francese, è ufficialmente invitato al Cerbero Podcast sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell'estate 2018, anche recente. Ah, greve. Ai danni di una giovane attrice che lui ha sempre negato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. La presunta vittima aveva denunciato alla Gendarmeria a fine agosto 2018 di essere stata stuprata qualche giorno prima in due riprese nella casa parigina dell'attore. Mazza, ci hanno se messo così vero, tanto sarebbe tempo. Molto grave. L'inchiesta era stata archiviata in un primo tempo dalla procura, poi nell'estate 2020 la vittima ne aveva ottenuto la riapertura. Forse sono emerse nuove prove. Vabbè, questo. Vabbè. L'articolo completo, ma ovviamente. Sì. Ma certo. Ovviamente certo. Leggeremo l'articolo completo. Ma che è sta pubblicità che si apre così? L'articolo completo. Beh, dov'è? È lo stesso. A pagamento. È lo stesso. Beh, completissimo. Gerard. Vabbè, ma queste sono pure le piastre. È incredibile. Beh, per Rubino, beh, forse. Questo era il Rubino primo. Ne fa uso, no? Questo era per dare una parvenza di serietà a questa live. Vabbè, no. Cronaca così. Oddio. Poiché... Oddio. Allora. Io e la mia ragazza ci siamo lasciati. Chiusura momentanea del canale. No, no, è Pirlas, no. Allora, i nostri amici Pirlas hanno pubblicato due video a distanza di due giorni.
3 giorni? Sì. Il primo è questo: io e la mia ragazza ci siamo lasciati, chiusura momentanea del canale, e 2 giorni dopo? 2 giorni dopo, tornati insieme, reagiamo ai commenti di chi godeva a vederci separati. Ora noi... Ma era un troll, quindi. Questa storia sembrava interessante. No, Davide, ci erano lasciati veramente. Sembra interessante questa storia, dobbiamo indagare. Nel certo. senso che se sembra la classica youtuberata, no? Però secondo me c'è qualcosa sotto. Pure secondo me. Sì, quindi... sì, sicuramente, sì. Vediamo un po'. Secondo me di mezzo c'è sta pure Delfina. Guarda, guarda come te lo dico! Ecco, e la cosa singolare è che hanno fatto un sacco di visualizzazioni comunque, quindi... Vabbè, è importante come dato comunque. Credo sia un prank. Vediamo. Ok, premetto, per tutte quelle persone che sono abituate a leggere solo il titolo, a guardare 15 secondi di video e poi uscire credendo dentro di sé di essersi fatti una reale opinione. Grazie su un mille video per che aver visto no, questo il canale video, non verrà avanti. Chiuso per sempre, ma per una settimana, non di più. No, così evitiamo che quando torniamo a caricare video non ci siano delle persone che ci scrivano che siamo dei mascalzoni, dei pusillanimi, solo perché abbiamo scritto chiusura in questo video. Che poi, tra l'altro, mettiamo caso che sia vero, ok? Mm. Io e la mia ragazza ci siamo lasciati chiusura momentanea del canale, no? Io me lo immagino come un video fatto esclusivamente per far pena alla ragazza. Cioè, avete presente quelle situazioni in cui ti lasci e dici frasi come, che ne so, no? Non potrò più chiudiamo vivere i battenti, senza di te. Cose no, così. Che dici, io senza di te muoio, mi sto rovinando la vita. Sì, no? Chiudiamo sì. i battenti. E fai sentire, mi suicido se non torni sì, con me. Sì, vabbè. È quel tipo... È un ricatto, ma non questo dico. È un ricatto emotivo. Se fosse no, vero... Ma è successo anche spesso che dall'altra parte, no, beh, giocano su molto quel... tipica anche degli attention war. No, ma diciamo... no, no! No, vabbè. Poi diciamo quando nel suo caso spesso, che spesso, un lavoro è puramente il prodotto stesso questo. Spesso viene utilizzato come meccanismo ricattatorio, assolutamente. Ivan, quando tu hai sfondato la macchina della tua ex, no? Cioè tu hai attuato questo l'ho ragionamento. Sfondato io. Maestro. Quando dopo aver sfondato la tua ex, hai sfondato anche la sua macchina, no? Pelagila della tua ex. Ma io non penso che questa cosa sia. Quando hai reso un piede di porco e l'hai dai, Simone, ma perché devi dai, Simone, ma perché devi raccontare queste cose private? Certo, sei proprio incorreggibile. Mo domani ansa.it Ivan Griego accusato di violenza di violenza. Tu Ivan, quindi non eri tu. Non ero io. Sarà stato. Però ti assomigliavo quello, sì, forse era Azzulla. Arzulla. Forse era Salvatore Arzulla. versione Big Poppa Pump. Sì. Video e poi torniamo. Perfetto, ora potete chiudere il video come avreste sicuramente fatto. Ok, ora che già molti se ne sono andati, possiamo passare all'argomento chiave di questo video, con cui poi arriverò a spiegarvi il perché di questa chiusura momentanea. Da dove partiamo? Ma c'hanno copiato. Sto con la mia ragazza da 2 anni e 3 mesi e il sentimento... È una copia del chiudiamo i battenti, che poi momentaneamente io voglio non è specificato. No, noi non avevamo specificato che era no. momentaneo. No, infatti. No, voglio credere che sia vero, voglio guardare questo video con la consapevolezza che è vero. C'è da parte mia e sua, solo che litighiamo troppo, litighiamo spesso, litighiamo forte, ma così forte che quando capita ci roviniamo le giornate, ci blocchiamo nel lavoro, nello studio, insomma blocchiamo del tutto la nostra produttività. E tutto ciò spesso e volentieri per motivi, tra virgolette, stupidi. Insomma, il rapporto tra me e lei lo sintetizzo così: quando le cose vanno bene si sta divinamente, ma veramente bene. Quando le cose vanno male, si litiga, si sta molto molto male, insomma un... Ah, mi sembra una riflessione veramente sto male a guardare questi video, sto male per quanto mi fanno rodere il culo. Lui sta descrivendo una dinamica tossica, cioè passare da un estremo all'altro, no? Comunque se in una relazione non riesci a stare tranquillo, stai benissimo, stai malissimo, è un campanello d'allarme. Io così sì, l'ho visto. Per carità. Un bel sonoro sti cazzi. No, beh, ma quello è quello sempre. La champagne. Sono solo estremi. Madonna. Grande sali e scendi. Diciamo così, i nostri cuori si trovano alla grande. È la parte razionale di noi che tende a scontrarsi troppo spesso. Siamo caratterialmente molto diversi, abbiamo opinioni a volte diametralmente opposte, abbiamo modi di fare che fanno parte di noi che inevitabilmente ci portano a scontrarci, modi di fare miei che fanno male a lei, modi di fare suoi che fanno male a me, ma che non facciamo apposta, semplicemente siamo noi stessi. E tutte queste cose di noi ci siamo accorti alla lunga che non si possono cambiare, non ce la facciamo, e siamo arrivati a chiederci se siamo effettivamente compatibili. Insomma, io credo sia veramente, veramente dura poter cambiare la propria natura per un'altra persona, per quanto tu la possa amare. Ma questo sempre in mezzo al cazzo. E io quello stavo a pensare, cioè, che c'è sto frame è bellissimo, guarda. C'è sta questo a reggere il moccolo! Reggi moccolo! No, no, no!
un loro amico. Terzo incomodo, va, il guarda. Buon Fabio. Il buon Fabio sta là e guarda. Il triangolo, no. Sembra anche curioso, alza un po' lo sguardo. Non l'avevo considerato. Lui l'ha considerato, lui sì. In questo momento la... Guarda gli occhi, guarda. Veramente, veramente dura poter cambiare la propria natura per un'altra persona, per quanto tu la possa amare. Quello che parlano dei fedi, uno o due con quello a destra. Fa troppo bellissimo. Sto facendo questo video per due ragioni. La prima è per confidarmi con voi, per farvi capire il perché di questa momentanea chiusura del canale, anche se è di una settimana, non è che sia di chissà quanto. La seconda è certo. Perché sono qui col cuore in mano e voglio... Davvero, cioè io leggerò tutti i commenti, ragazzi, voglio sentire la vostra opinione a riguardo, cosa fareste voi. Ma che cazzo? Anche se cioè, che quello cazzo, che sto raccontando alla fine non è che uno 0,5% ma di poi, tutto quello che... Ma poi quando è venuto qua ha detto, ma io sono consapevole che ho un pubblico, insomma, piccolino. Ma che opinione vuoi dare che non li conosci? Cioè, a me sembra... Dall'esterno. Sarà un po' parlato di quello. E immagino il ragazzino dei 10 anni, secondo me dovresti fare così. Secondo me lui si sente un genio del marketing che ha architettato la mossa del secolo per fare due video. Ma è l'ennesimo video del cazzo invece. Ma perché un giorno dopo mi sa che ha fatto uscire quell'altro video, o due comunque. Sì, cioè, roba del genere. Ha chiesto esplicitamente di commentare e poi il video dopo leggono i commenti. Ah, vediamo la data, quando è? Questo è... Vediamo le date. Comunque suona il citofono, non so se è per voi. 9 febbraio, adesso, cioè 30 secondi fa. 9 febbraio... E quell'altro 16. Ah no, è una settimana. Esattamente 10 no, beh, che 10. Meno 7 giorni, una settimana. 7 giorni fanno compongono una settimana, Davide, lo sanno tutti. È un'operazione matematica semplicissima. Vabbè, quindi non 2 giorni dopo, una settimana dopo. Vabbè, una settimana allora dopo. È stato, diciamo, fedele a quello che aveva detto in questo video. Vabbè, cambia poco. Allora, proprio il video della settimana, proprio lo scadenzario. Sì, c'è stato. Perfetto, sta. YouTuber. Vabbè, c'è sta, sì. È una youtuberata. Bisognerebbe sapere, ecco, però... Comunque è meglio che niente. Ho bisogno di qualcosa con cui parlare. Ho la fortuna di avere voi, di avere un canale YouTube con cui farlo, di avere tante persone. Non ho resistito. Non potevo fare finta di niente. Insomma, quindi di comune accordo cosa... Non sai recitare! Non mi sembra serio. Vabbè... Sta recitando, è tutto... Vabbè. Abbiamo fatto, ci siamo presi una lunga pausa di non so quanti giorni o settimane in cui davvero ci prendiamo del tempo per noi, scaviamo su noi stessi, ognuno per... Vi siete presi una pausa, non è più vi siete lasciati. Una pausa. In cui entrambi... E poi se ci fai caso, la pausa è solo per uno dei due, solitamente. Certo, l'altro acconsente. Certo. Punto suo e ragioniamo sulla farsi. Potrebbe essere la fine di 2 anni e 3 mesi di relazione. La mia prima relazione che mi hanno dato. C'ho scritto Pirlo. No! Questo è un bel plot twist. No! Sentiamo che ne pensa Gianluca. Io eviterei, sinceramente. No, io voglio sapere il parere di Gianluca su questo plot twist. Gianluca. C'è stato un plot twist nella storia. Vorrei sapere la tua immediata reaction. No. Aspetta. Ma ho capito già. Vai indietro. Ma soccorna? Vai indietro. La fine di 2 anni e 3 mesi di relazione. È lei che si guarda lei come si toglie dal bacio. Sta, sì. Lui era subito partito. Con una telecamera puntata in faccia, diciamo che non è il miglior dell'agio. Ci stanno riprendendo. Non è il miglior agio. Lui stava tutto... Guarda lei, no? Lui stava tutto impolpito, capito? Con tutti intentacolito tutto... stava. Sì, sì. Come si chiamano? Gli hentai. No, gli hentai sono i porno giapponesi. I cartoni animati porno. Coi polpi. Quelli sono. È un'altra roba quello. Cioè, ci sono anche hentai di quello, però è una roba diversa. Sicuramente in chat lo sapranno. Sti segaioli. Di 2 anni e 3 mesi di relazione. La mia prima relazione. Continua. Vabbè. Tantissimo. No! Davvero non rimpiango neanche un singolo secondo. Ricordo. Tantissimo, io davvero non rimpiango neanche un singolo secondo. Ricordo ancora quando feci il video sul canale. Non ho mai baciato una ragazza che non so in quanti di... Che è? Ma che è? Non ha mai baciato una ragazza a 20 anni. No! Ma questa è proprio una cosa... No! È una cosa normalissima in realtà. Molti ragazzi arrivano anche oltre
Molti fan del Cerbero, sicuro. Molti iniziano un podcast di solito quando sì, si arriva a quella sì, condizione sì, lì. Ma che te stai mangiando? Mamma mia, un tris di tartar. Ma col cucchiaio. E beh? Sì, non si lascia mancare nulla. Fa vedere un po' bene a favore di camera. Vedete? Sì. Aspetta, fermenta a fuoco. Bello. Tempo. Nice. E non è finita qua. Ho tre portate e recensirò durante la reaction. Che pesce sono? Vabbè, spigola, salmone e tonno. Però gialla è spigola. Eh sì. Spigola e mais. Meglio darti che... sì, ho passione. Io posso avere visto quante cose sono cambiate. Che cazzo. Aspetta, che qua è importante. Ho baciato una ragazza che non so in quanti di voi possano avere visto. E quante cose sono cambiate da quel giorno. Grazie a lei io... No, ho baciato una ragazza. Molte cose sono cambiate. Non piango nulla. Però siamo arrivati a un punto in... cioè... Non rimpiango nulla. E poi fa una faccia dove rimpiange tutto. Però si vince che rimpiange ogni cosa della sua vita. Cioè guarda, dice non rimpiango nulla. E poi metto a rallenti. Cioè perché veramente qua si sta rasentando la performance. Il capolavoro. Ho baciato una ragazza che non so in quanti di voi possano avere visto. E quante cose sono cambiate da quel giorno. Grazie a lei io... No, non rimpiango nulla. Però... non ti rimpianti tutti! Dal primo all'ultimo! Tutta la vita! Un punto in cui bisogna fare una scelta razionale e non solo basarsi sui sentimenti, perché ragazzi i sentimenti da soli non bastano, l'amore da solo non basta, bisogna anche riuscire ad andare un minimo d'accordo. Per cui ho deciso di prendermi un po' di giorni, un po' di giorni in cui mi stacco totalmente dal mio lavoro. Il mio lavoro sono i social, non farò storie su Instagram, video su YouTube, nulla ragazzi. E vi può sembrare una roba banale da niente, però vi assicuro che è una roba che intanto... Solo perché lanci questo video bomba che ti farà campare di rendita per una settimanella. Vabbè, come è giusto che sia. Esattamente come facciamo tutti noi. Sì, sì, ovvio. Vabbè, certo. Sì, sì. Abbiamo fatto sì, un mese sì, fa neanche. Certo, è un video di merda, però ha fatto comunque il suo lavoro in termini di views, sicuramente lavoro. Soldi, va bene. Io penso sia anche interessante per il nostro pubblico vedere come, come ragionano alcuni nostri gli addetti ai lavori. Colleghi. Tanti da anni mi consigliano di fare perché mi vedono stanco. Io ho sempre il terrore di fare, ma adesso basta. Ho bisogno di tempo. Adesso basta. Adesso basta. Tempo per me pensare, ragionare, perché queste sono scelte. Le scelte. Guarda caso, sta su Discord. Ma dai, sti cazzi, su. Ma abbiamo tutti i video da vedere proprio. Ogni frame ma da analizzare prima di parlare. Se ci va. Ma tanto, dopo. Ma che c'è da dire? Cioè, se stiamo a fare due risate, pace. Ma lui sta su Discord. No, ma che due risate? Ah, è una cosa seria, è una questione d'estato. È l'imposizione questa qua, oh, regà, qua poi dovrà rispondere al tribunale. Le più importanti della propria vita e pensare non solo riguardo alla relazione, ma anche al canale. Cosa voglio fare di questo canale? Se si vuole andare avanti così, se si vuole fare dei cambiamenti, progetti. È da tanto che non prendo del tempo per me, per fermarmi, ma lo devo fare. Ho bisogno di ricaricare le pile. Ah beh, giusto. E nulla. No. Ho bisogno di rinchiudermi in me stesso. Questo è abbastanza lecito. Ah, voglio. Ma anche se aveva trovato tipo una scusa, no? Certo. Di sto fuori una settimana, ma dopo un giorno ristava là. No, in realtà una settimana ha caricato, no? Abbiamo visto. Non c'era scritto due no, giorni. No, una settimana, vabbè, preciso. Già una vabbè, settimana, ma ci sta. Abbiamo capito due giorni. No, io penso che mo che si è accasciato, ci mancava solo proprio un lacrimone unico che scendeva, era perfetto. Una goccia. Sì, una goccia sola. Bisogna di ricaricare le pile. Che poi ovviamente lui manda avanti la voce narrante. Ho bisogno di rinchiudermi in me stesso, capire cosa fare della mia vita, cosa fare di questo canale YouTube, perché è la mia più grande passione. Mai, oh, mai Dio potrei mio mollare. A me fa ridere perché vedo la costruzione, vedo lui al montaggio che sì, prende la decisione di non sì, tanto del momento in sì, sé, capito? Mi chiedo scusa. Vabbè, per questa momentanea sì, interruzione. Sai come si chiamano nel cinema? I lacrima movie. Lacrima? I lacrima movie. Detti proprio studiati a in volgare, film per fatti a piangere. Sì, tipo a Cico. Cioè tu quello vedi, piangi per forza. Siamo cioè a quei livelli. Eh sì. Vabbè, che ripeto, è un fatto bene. Ma voglia, ma mica una cosa negativa. Ne ho bisogno. Non so come spiegarmi, però provo una sorta di sovraccarico dentro di me. Troppe cose e devo stare tra me e me. Perché io faccio fatica, capirmi, tanta fatica. Non so se tu
che mi stai ascoltando fai fatica quanto me, ma io faccio fatica a capirmi, ho bisogno di tempo, di scavarmi, io non mi fermo, cioè questa vita è troppo frenetica, il lavoro è troppo frenetico, io me ne frego quasi, ignoro queste cose, questi problemi, vado avanti sperando che le cose si risolvano da soli. No, non funziona così e devo arrendermi. Ci saranno cambiamenti sul canale? Forse. Vi preparatevi a qualsiasi cosa, veramente qualsiasi, per quando tornerò, no, torneremo. Top cambiamento. La risposta è no. Hashtag cambiamento, però no. Ci tengo a ringraziare tutti voi, ma veramente tutti voi che siete arrivati qui e mi state ascoltando. Cioè l'ascolto, ragazzi, è una figata, è la cosa più preziosa che tu puoi avere da una persona, altro che i soldi. Scrivetemi nei commenti cosa pensate, vi giuro. Aspetta, regali, questo non ho capito. Mi scusi, ma ascoltandola le stanno dando i soldi, però No, ma non ho capito, l'ascolto è la cosa più importante. Questa rottura con la mia ex e i miei cari bambini, bambocci. No, non volevo capire proprio il pensiero. L'ascolto è una cosa... riascoltiamolo, perché l'ascolto è una cosa più importante. Vai. Tu puoi avere da una persona altro che i soldi. Scrivetemi nei qualsiasi cosa, veramente qualsiasi, per quando tornerò, torneremo. Ci tengo a ringraziare tutti voi, ma veramente tutti voi che siete arrivati qui e mi state ascoltando. Cioè l'ascolto, ragazzi, è una figata, è la cosa più preziosa che tu puoi avere da una persona altro che i soldi. Ok. No, non infatti. Dall'altro, dice. Essere ascoltato da altri. Vabbè, ci sta. Dal suo pubblico. Sì, in generale, da un'altra persona. Ci sta. Scrivetemi nei commenti cosa pensate, vi giuro, regali, leggerò tutti. Cioè, potessero essere 10 come 1000, come 10.000, li leggo tutti. E se anche voi siete arrivati a un punto in cui vedete tutto offuscato e non riuscite più a capire che cosa veramente volete, non fate come me che ho sempre ignorato il problema. No, cazzo, staccate la spina, ragazzi. Staccate la spina, prendetevi del fottuto tempo per voi. Pensate, scrivete, createvi un immaginario concreto di voi, di cosa volete, ragazzi. Non è scontato sapere cosa si vuole, i propri obiettivi. No, almeno per me non lo è mai stato. Però basta, cioè voglio porre fine a questa grande incertezza. Grazie ancora di essere arrivati fin qui. Ci vediamo, sono fiducioso, tra una settimana. Sono fiducioso, già lo sapevo. Esattamente dopo una settimana. Sono fiducioso della mia capacità di girare un altro video. Però, perché l'ha già girato, vabbè, non lo so. Prende 2-3 commenti di questo e fa l'altro video. No, ho girato subito dopo, vedo chiuso. Grazie. Grazie. Dai. Prego. Delfina sta bene. Ma che è sta roba in stile Natale? Cioè, Delfina sta bene. Allora, secondo video. Ma funzionerebbe meglio se faccio grazie mille per i bei commenti oppure se mi incazzo con quelli che hanno goduto? E qua parte il secondo video, funziona molto. Vabbè, meglio, ripeto, un video dove stile siamo Cerbero, insieme, sì. Avete goduto, va attaccato al cazzo. Su queste mondezze facciamo ci scuola. Ci sta molto di più, bravo, ottima scelta. Tornati insieme, reagiamo ai commenti di chi godeva a vederci separati. Hanno voluto adottare la tattica ottima Cerbero. Ottima scelta. Tattica sì, sì. Cerbero. Top. Per me, dopo su Discord ci dirà che si è ispirato a noi. Ok, ci eravamo lasciati qui. Ci siamo preso una lunga pausa di non so quanti giorni. Davvero ci prendiamo il possibile di fare come scamiamo. Bene, che cosa è successo dopo questa pausa? In questi giorni abbiamo cercato di scriverci il meno possibile e di fare come se fossimo single. E come potete già immaginare, i sentimenti hanno prevalso. Diciamo che era più forte la mancanza e la nostalgia rispetto che la rabbia per i litigi passati. Ma per cui... Come cazzo sei ripreso? Ma che cazzo di inquadrature so? C'aveva il telefono sull'alzabandiera. Poi c'è una macchia di sbobba sul green screen. No! Rabbia per i litigi passati, per cui ci siamo visti casualmente a San Valentino. Abbiamo deciso di insieme di darci una seconda possibilità e di iniziare una nuova relazione, questa volta fondata sull'ascolto, sui compromessi, sul rispetto e non solo sui sentimenti, che da soli non bastano. In tutto ciò voi avete avuto un ruolo chiave, perché abbiamo visto tutti i commenti, veramente avete scritto delle parole bellissime. Tralasciamo quelli brutti che li leggeremo dopo con lei. Ecco, io vi prometto che in tutti i video questa vostra vicinanza verrà largamente ripagata. È una figata avere una community come voi, quindi grazie davvero a tutti. L'ho già detto, grazie. Grazie. E ora è quel momento. Prima di andare avanti, volete vedere un video serio di uno che si è lasciato? Vai. Era tra i link. Vai. Che anima? No. Oddio. Perché pure Fuse Gamer si è lasciato, però non ha fatto il secondo video. Ma avete letto dal titolo, avete capito insomma quello che è successo. Io e Giuseppina ci siamo lasciati. Allora, voglio essere chiaro, in questo video non vi dirò i motivi per cui l'abbiamo fatto, ovviamente, perché sono, penso, cose personali. Però vi posso dire che è stata una decisione di entrambi che forse ha fatto stare meglio tutte e due, appunto. È stata una delle pagine più belle della mia vita.
se non la più bella, perché comunque è stata una persona che mi è stata sempre vicina negli ultimi 2 anni, sia soprattutto nei momenti di difficoltà, e ha saputo, diciamo, accettare i miei difetti, perché ne ho tanti, e quindi la ringrazio perché mi ha, diciamo, sopportato durante tutta questa quarantena, perché siamo stati molto tempo vicini. La cosa però positiva, ragazzi, di cui ci sono rimasto abbastanza bene, perché siamo rimasti in buoni rapporti. Questa cosa mi rende davvero felice. Ok, la cosa di vabbè, ci ha fatto comunque il video, però si vede che questa persona vabbè, è una persona sincera. Sì, sì. Rispetto a quello di prima. Sì, vabbè, certo. Ma quello distrutto. Quello era costruito. Ma guardate, dice, perché significa che comunque l'amore e il bene, diciamo, che c'è stato veramente. Chiedo solo un favore proprio da fratello. So che questa cosa che dico non le piacerà, però io la dico perché mi sento di dirla. Io so che a lei non piace essere fermata in mezzo alla strada, essere fatta una foto, ma soprattutto dopo questa cosa che è successo, vi chiedo proprio sto favore. Vi chiedo di non fermarla e chiederle la foto, perché a lei non piacciono, diciamo, ste cose. Questa è una delle tante cose che mi piacevano di lei. Forse la cosa più che mi piaceva, perché oramai, ragazzi, non tutte, però la maggior parte delle ragazze guardano i follower, guardano comunque la popolarità che hai. E lei non era affatto così. Però è una cosa gravissima. Così. Scusatemi se mi vedete così, ragazzi, però non è un periodo abbastanza facile per me. Infatti qualcuno in live, anche su Twitch, mi ha detto: Andre, che ti vediamo un po' spento, non sei più carico come prima. Ragazzi, diamo tempo al tempo, che si supera anche questo, lo sapete. Vi ringrazio di aver visto questo video. Cosa porta una persona comunque a condividere un momento così intimo della propria vita? Perché comunque c'è, raga, questo qua è un video che sta su YouTube come un qualsiasi altro video di gattini. Ed è un video che comunque dà un senso completamente diverso a quello che abbiamo visto dei Pirlas. Ma forse in certi casi completamente diverso. In certi casi è quasi d'obbligo. Se magari la tua ex ti accompagnava nei video, faceva parte del canale, certo. Ci sta, però, perché dopo un po' la gente ti comincia a chiedere: ma che fine ha fatto? Ma che fine ha fatto? E comincia a diventare pure pesante. Tu puoi scegliere mille modi per approcciare, come dire, una cosa del certo. Genere. Ah, dici, ok. Lui ha scelto proprio la modalità più anche sincero, cruda, no? Da una parte. Però uno ha facoltà di scegliere come farlo. Certo. Con un comunicato, un post, invece no, vabbè. È singolare, dico, cioè non ho una risposta, però è singolare che uno scelga. Lui l'ha fatto ora subito, ora mi riprendo proprio a adesso. Caldo, dici. Ma forse per far capire bene i suoi sentimenti, cioè in realtà ogni tanto l'abbiamo fatto pure noi con cose intime, pure tu l'hai fatto sul suicidio, no? Sì, quello cioè, sì. Cosa quindi, che è, quando uno ti porta a fare una live o a fare un video, è sempre: condividerei volentieri questo contenuto, e mio personale, non contenuto in senso video, e può andare sul mio canale. Cioè, una live del Cerbero, di uno che sta lì, che piagnucola, che magari si è lasciato con la ragazza, come possono aver fatto loro, non me lo immagino molto tranquillamente, no? No, o sbaglio, no, vabbè, non su questo tema, magari su altri di Pirlas è già sì. Un contenuto che si sposa, vabbè. E questa è un'offesa, lo sottolineo. No, magari su altri temi, sai. Non lo so, per alcuni forse può essere un'esorcizzazione. Beh, poi dipende anche il rapporto. Mi apro, voglio sfogarmi con... Ma non lo fai per di faccio una live che faccio un sacco di sub, lo fai per te. Per come te. Per esempio le varie live intime che abbiamo fatto noi. Sono live che servono a è noi. È una necessità che c'hai, capito? È la differenza che ci può stare. Mo non dico sui loro perché non è che gli leggo nella mente. Su tanti altri che l'hanno fatto prima di loro, perché sono contenuti che su YouTube si sono visti in tanti anni, è proprio l'intento che è diverso. Mm-hmm. Vabbè. Io voglio dire alla chat che non vi preoccupate, non è che ci rimango male, solo che non sono argomenti di cui ho mai parlato pubblicamente, ma cioè, i mod state facendo bene, ma sono cose scialle per me. Ok. Pure John Bodrillo, se non però, sbaglio. Cioè, ho sempre, cioè, io invece io, mo magari parlo di come mi sono approcciato sì. Io. Cioè, io ho avuto di diverse frequentazioni da quando ho... fama. Vabbè, quando faccio robe su internet. Sì. Non ho mai parlato dei cazzi miei, specie di rotture. Mi pare che feci qualche video ogni tanto, come siamo conosciuti, per rispondere alle domande, no? Però non ho mai... Ah, io pure quando mi sono lasciato, magari l'ho detto, si è lasciato sì,
fine. Ma, cioè, ma addirittura fare un video, un comunicato di due persone che si sono lasciate, non è una cosa che voglio mai fare nella mia vita. Cioè non mi voglio mai sentire in dovere di dover comunicare che mi sono lasciato con una persona. Lo so, però è pure vero che ti ripeto, alle volte magari se un personaggio è presente nella lore del tuo canale, la gente poi rompe i coglioni, eh. Cioè che fine ha fatto, no, che fine ha fatto, che fine ha fatto. Magari tu, non dico di fare un video di sto stampo, però dici, oh, ci siamo lasciati, fine. Sì, sì. Ci sta, è anche giusto. Ma in un modo, come stai pure di prima, certo. In un modo o nell'altro, l'ho sempre detto ogni volta che mi sono lasciato, ma ho sempre cercato di non spettacolarizzarlo. È proprio una cosa a cui tengo. Cioè, l'ho sempre l'ho detto in sordina per chi, a chi interessa veramente, magari su Instagram, così, una storia. Stiamo sempre là, non ti verrà mai in mente, può essere un buon video, può essere una buona live, però, che ti sei lasciato con la ragazza tua. Aprire un caso. Sta parlando di questo, capite? Nel momento in cui carichi un video, fai una live, tu hai creato un caso, hai creato content su una cosa del genere, ed è una linea che non voglio superare. Vabbè, dipende sempre da come sei tu, magari lui non aveva l'idea di spettacolarizzare, lui in modo spontaneo, sì, il suo però carattere, magari, si è sentito di fare questo. Sì, magari uno manco se rende conto. Sì. Io mi faccio mille segmentari sulle cose e saprei, ma più che altro, sai, un video su questa cosa, secondo me, che io lo penso assolutamente come voi, secondo me anche perché subentra un'altra persona. Cioè, che parlo di cose mie intime, sto così, sto male, sto bene, capito? Certo. Cioè rispondo io di quello che metto online, so cose mie, nel momento in cui subentrano altre persone preferisco tenerle fuori. Questo è il punto, secondo me, essenziale. Che poi è complicato quando una persona si mette con una persona che ha fama sui social, c'ha il numero sui social, è difficile. Certo. Ma pensa pure tipo a Anima e la Sabri. Dopo che una vita che fanno video insieme, che fanno, lo dici, cioè, poi, ma specie proprio i ragazzini che li seguivano, che magari erano fan di questa coppia, che fai? Ah, per forza lo devi dire. Ma là sono costretti a dirlo, ma infatti nessuno ha mai detto da Anima o a lei, ma che video hai fatto solo per il motivo che si sono lasciati. No, infatti. Perché nessuno ci ha avuto stincipit, però ce l'abbiamo avuto con il ragazzo dei Pirlas. Io penso che dal momento in cui sei un personaggio pubblico e condividi la tua storia in pubblico con chi ti segue, poi anche quando la storia cioè condividi momenti positivi e momenti negativi da un certo punto di vista, quindi anche quando finisce tendi a comunicarlo, comunque a condividerlo in qualche modo, almeno a dire è finita. Lo dici, ragazzi. Sì, lo dici, così. Cioè, non ci vedo nulla di male. No, no, assolutamente, è come se domani ipoteticamente, che ne so, Fedez e la Ferragni dovessero lasciarsi. Certo. Che fanno, dici, cioè, è ovvio. Però nel caso in cui una delle due persone non fa parte di questo mondo, capite bene che si complicano cose. La gente vede. Dipende da quanto è stata presente nella vita pubblica durante appunto la relazione. Però se è una che non si è mai fatta vedere, puoi anche evitare di fare il suo nome, eccetera. Se è una che è stata sempre, anche se non è un personaggio pubblico, comunque appariva tutti i giorni o quasi nelle tue dirette. È normale che la gente si faccia delle domande, ma è anormale che alcuni rompano il cazzo. Ah, beh, certo. Quelli vanno ripresi e non vanno giustificati in minimo modo. No, certo. E comunque io sono abbastanza fiero di come ho gestito ogni mio scazzo sentimentale. Ne vado fiero, considerando come altri. A sto punto, visto che stiamo a fare la compilation, vediamo pure il video di Jumbo Drillo. Ah, sì. Pure lui si è lasciato. Non l'ho visto, tra l'altro. Io non l'ho visto. Vediamo anche quello che oggi, compilation, separazioni. Ma non avevamo già visto in live? No. Ci siamo lasciati. Io l'ho visto. Forse vi sembro un po' trascurato. Forse la casa vi sembra un po'. Abbiamo visto, sì. Ma in live non c'ero io. Ah sì, mi salavamo visti in live che non c'eri te, sai. Non c'ero io allora. No. Ah, ok, tanto dura due minuti. Cominci a capire di trascurare casa quando il latte diventa ricotta. La ricotta è sempre sintomo di lasciarsi andare e i maschietti ne sanno qualcosa. Non voglio che sia un video troppo triste. Non c'eri. C'ero. Era... Io mi ricordo, aspetta, pausa. Pausa un attimo. Morta, no. Io mi ricordo il video delle corna. Sì, è un altro video. C'ero davvero, raga, la sto male, sto molto male. Ma non me lo ricordo proprio. Davvero, è stata la relazione più importante della mia vita e anche la più bella, dato che tutte le altre finivano con
corna, tradimenti. Invece no, questa... questo è l'approccio più morigerato che ho visto recentemente ed è uno che apprezzo anche da parte sua. Cioè, molto analitico, due battutine. Sincero, mazza, sto male allora. Ma come? Io non me lo ricordo minimamente, sta roba del latte, cioè... Stavolta, per fortuna, è stata meno tragica. Allora, Giudice, perché non hai fatto video per quasi un mese? Stavo una merda. Stavo una merda, ok? Non c'è nulla di male nello stare male, va bene. Perché mi mettevo davanti alla videocamera, raga, senza voce. Cioè, proprio... Avete presente quando ogni cosa che fate nella vostra vita del cazzo perde di senso? YouTube, che è per me la cosa più importante... Aveva perso di senso. Smetti di prenderti cura di te, delle persone che ti stanno attorno, della casa. Lavare i piatti diventa l'ultimissima preoccupazione, raga, affidatevi. Sta venendo troppo triste questo, non voglio che sia triste, ok? È la vita. Niente per sempre. E se questo video lo state guardando con la vostra dolce metà, un giorno vi lascerete. Scusate, sono un pochino in quel momento in cui tipo ti danno fastidio le persone. In realtà questo video era solo per dire che se ho fatto questa assenza, molto lunga per i miei standard, ci metti un pochino... digerire un anno di relazione. Però vabbè, così è la vita, no? Questo è forse il brutto di fare un lavoro come YouTube. Quando succede qualcosa di brutto, perdi un pochino la voglia. Cioè, di solito, quando sono giù di morale, ma magari una giornata del cazzo ci sta. Fai lo stesso il video. La baracca, qualcuno dovrà portarla avanti, no? E poi ci sono quei momenti in cui proprio non ce la fai. E io, raga, per il mese scorso non ce l'ho fatta, scusate. Mi dispiace, sono una pussy. Tuttora sto cercando di mascherare un pochino le lacrime. È una cosa su cui tutti passano, quindi, insomma, spero che mi capiate. Faccio questo video anche... Se fossimo intelligenti, lasceremmo perdere l'amore dalle nostre vite. Per te l'amore. Se fossimo veramente... Comunque non c'ero, raga, sicuro. Non ho mai visto questo video. No, c'eri. Forse era un altro video. No, non era questo video. Sicuro. Se fossimo veramente pragmatici nella nostra vita, proprio che se ragionassimo in maniera utilitaria, no? Come una macchina. Come una macchina. Sì. Non perderemmo tempo in relazioni, in scazzi... In cuori spezzati. Ma saremmo anche offline. Ci siamo detti che una relazione per il nostro lavoro è difficilissima da gestire. Cioè, immagina andare in live ogni giorno, avere una relazione. Avere una relazione con i nostri ritmi è un casino. Esatto, è abbastanza. Basta, cioè, poi dipende anche da uno com'è. Io sono una persona sensibile. Se litigo con la mia fidanzata, per dire, poi io vado in live e ne risente questa cosa. Io, per esempio, no. La gente che è abituata pure magari a vedermi sempre ad un certo ritmo e mi vede annichilito, dice: ma che cazzo sta a fare? No, io meno, cioè riesco a dividere. Magari sta cosa la subisco quando c'è un problema al lavoro. Cioè che magari è un periodo del cazzo per vari motivi per vari motivi proprio nell'ambito lavorativo. Allora là magari ne risento. A meno che non succedano cose estreme. Però solitamente riesco a entrare nel mood. Ok, mo sto a lavorare. Però vabbè, poi magari ce l'accumulo. Sì, per esempio, carità. Mi è successo un accumulo quando poi ci siamo fermati. Lì era una serie di cose sia lavorative che extra lavorative. Però era proprio un insieme di roba ingestibile, sì. Ma poi ero proprio distrutto a livello psicofisico, ma non tanto che stavo male a livello di umore, ero proprio smunto, ero vuoto, consumato, vuoto. Tipo quando Cell assorbiva, no? I corpi, proprio risucchiato, capito? Non c'avevo più energia. Sono momenti dove proprio vuoi solamente stare, proprio mentalmente fermo e zitto in un punto. Non avevo le forze mentali, ecco. Non era tanto un discorso di sensibilità. Tu, Ivan, immagina la tua routine, no? È già ben oliata. Immagina se ci devi inserire una ragazza alla quale dedicare ore. Una relazione seria. È proprio dove la ficchi? Dove la ficchi? No, paradossalmente l'unica cosa che mi viene in mente è che uno, cioè per i ritmi che abbiamo, potrebbe fidanzarsi solo con un'altra streamer. No! Il che mi spaventa perché, vabbè. Beh, chi c'è sta Lucy Lane, c'è sta Barbara Marrocco, c'è sta... Aiutate, Barbarella stanno in chat. I morti. Violet, stanno dicendo. Violet per Ivan. Violet. E per Dudubbi chi c'è? Una chi bella c'è coppia. Per Dudubbi? Delfina. Lele Colli. Vabbè, andiamo avanti. C'è la coppia. No. Qualcuno l'ha scritto in chat chi c'è per Dudubbi, ma io non lo posso, io non lo dirò. No, chi? No. Delfina. No. Ah, questo. Tu non lo vedi. Vabbè, a bigocca.
Cosa ti ridi, Ivan? Eh? Beh? Cosa? Abicocca è una donna. Infatti. Ma a me la cosa che fa ride della, se, ne, nella vostra super ipotetica coppia, la cosa che mi fa ride è che vorrei vedere chi è il più cagazzi. Tra chi? Tra te e Abicocca. Pensa nelle litigate, mamma mia. No. Mi butterete sotto. Ma non potrei solo ed esclusivamente per quello. Una bella lotta. Vabbè. Anche perché ultimamente mi stanno arrivando migliaia di domande riguardo a che fine avesse fatto la ragazza. L'ho fatta a pezzi e messa nel frigorifero. Comunque andrà bene, raga. E non lo dico perché lo penso davvero, lo dico perché così anticipo i commenti. Non mi pento di aver fatto il video con lei, anzi sono felicissimo. Eravamo carini, dai, eravamo carini. Non voglio simpare troppo. È stata una signora relazione, bella e duratura, con i suoi pro e i suoi contro, come tutte le relazioni, è normale, raga. Cercherò di essere molto più attivo d'ora in poi, anche per me stesso. E per l'affitto. E niente. Vado a lavare i piatti perché, insomma. Il video più onesto che ho visto sull'argomento. Sì, tranquillo. Se il motivo è quello, è mancato, l'ha detto. Non c'è nulla di male. Non è che ha detto, ma guarda questo video lo faccio solamente perché, capito, tira che mi sono lasciato. Mi suscita un'incredibile ilarità con questa espressione. Ok, ci eravamo lasciati qui. Ci siamo preso una lunga pausa di non so quanti giorni. Davvero, ci prendiamo del tempo per noi. Scappiamo. Bene, che cosa è successo dopo questa pausa? In questi giorni abbiamo cercato di iscriverci il meno possibile e di fare come se... Puoi sederti qua. No. Sei arrivato. Aspetta. L'ho già detto, grazie. Ma da dove è tornata? Da un convento! No! Si è fatta una settimana tra le neocatecumenali. No, io so dove è stata, Simone. Lo so dove è stata. Dove è stata? A San Patrignano! No! No! Sei scemo! Perché sono tutto rosso? Ma che è? Lo prende fuoco. Ivan! Ma quello hai detto? Ivan ha un suo canale? Ivan! Ovviamente è tutto uno scherzo. È tutto uno scherzo. Dai, ho visto tutti i commenti veramente. Ho detto, vieni in live. Top Ivo, l'hai modificato. L'hai modificato. No, ho modificato un messaggio prima. Ah, modificato il post. Ti avete scritto delle parole bellissime. Tralasciamo quelli brutti che li leggeremo dopo con lei. Ecco, io vi prometto che in tutti i video questa vostra vicinanza verrà largamente. Che melenza! Mamma mia! Puoi entrare, amore. Io faccio il cavaliere, ti faccio scegliere di sedere qua. Più su OBS, aggiungi testo, sti cazzi! Messo su tutto OBS. Dai, così è un po' troppo. Cioè, una melassa proprio. Faccia sedere la regina. E io mi metto nella sedia scomoda. Ah, io devo andare là, quindi? Sì. Che è la poltrona da gaming che ci è arrivata. Ringraziamo un sacco Sharkoon, raga, perché è una figata. Insomma, io ve la faccio vedere molto velocemente. Ragazzi, non è comoda di più. Quindi, veramente, andate sul link in descrizione e compratela anche voi, perché veramente spacca. Non voglio rovinare il placement. È distrutto il placement. Allora, come ti senti essere tornata qua? Bene, a parte il video. Cringe, mio Dio. Adesso bene, dai. Sì, rispondiamo a tutti. Il bacetto forzatissimo. No, ma guarda che cringe la scena, guarda. Ma come ti senti? Guarda. Di essere tornata qua. Bene. Lo zoomino. Lei, no! Non mi sembra proprio felice. Amo, fammi il suo favore, dai, fammi sto video, guarda. 10 minuti massimo e poi te la con la risata finta, ma al volo, guarda. Lo facciamo volare. La cosa da notare è che lui ha un'incertezza. Sì. Non è che fa diretto. Ma, tipo... ma pure la risata è forzatissima. Metti un po' 0,25 così per curiosità. Sì, queste sono sedie. Arozzi. Arozzi. Gira Arozzi. Analizziamo il momento di dinamica umana. Anzi, ma come stiamo messi? Anzi, ma stiamo rovinatissimi. No, è di un momento di ma quanto umana. Stiamo male. Però, non è per fare minotaggio, Marra. È per il momento di dinamica umana. Dai, su. Essere tornata qua. Vai. Mo ci ripensa. E poi va. Bene. Video che non mi è piaciuto. Lui è presa male, guarda. L'ha percepito. Lei ha detto che non gli è piaciuto il video. Bene, dai.
No. Sì, rispondiamo a tutti quelli che diranno che è tutto un fake. No, non c'è nulla di fake. E no, no. C'è chi ha pianto veramente, c'è chi è stato veramente. Scusa un attimo, male, pausa. Pausa un attimo. C'è chi dice che è fake, ma non ho capito. Scusa, nel video prima dici spero di tornare una settimana dopo precisa. Video con lei, cioè. Vabbè, scusa. Mica è colpa sua se l'algoritmo di YouTube funziona così. Che poi la cosa singolare è che quando hanno accusato quel video di essere fake, mica sapevano che sarebbe tornato con questo video. Quindi è legittimo anche dire fake. Ragazzi, non andate a pregiudicare questa cosa. No, ma era legittimo, ora è palese. Ma sai che è? Ma io, oddio, che no. Sono conversazioni private. No, ma le ha messe lui. Vabbè, allora, stavo per dire una cosa, ma la dirò con molta più cattiveria. Non cambieranno le parole dopo che ho visto questa cosa. Io non dirò mai che è fake. Dirò solo che è semplicemente ridicolo e imbarazzante. No! Sì, il nostro amico Pirla. Sì, ti capisco. Aspetta un po'. Fammi leggere. La chat. Smettila di dire che porti solo sofferenza. Hai ragione. Tu non mi porti più sofferenza che altro. Porca di quella puttana, bisogna che te lo ficchi in testa. Io ti amo, tu mi dai amore, gioia, serenità. Sembra un cantico. Ed a volte dolore per litigate o incomprensioni. Le incomprensioni sono così se strane. Arriva il giorno che trovate metà schermo me e l'altra metà una chat privata con me e la mia ragazza, sarebbe meglio evitarle sempre. Preferisco questo. No, se divulgassero le mie chat, penso che andrei al gabbio. Una cosa gravissima. Come possono testimoniare audio chat che ci hanno inviato? Che persone? Vi facciamo ascoltare un audio per farvi capire qual era lo stato suo in quel momento. Ho visto il video, tutti, non ce n'è uno, tutti, sì, hai fatto bene a lasciarla, sì, qua non... Io rido perché non riesco a sentirmi mentre piano. E lo stoppiamo. Vabbè, a parte che questo audio potrebbe non essere legato. Potrebbe non essere legato felice. Al. Che cringe! Oh, Simone! No, dico che quest'audio potrebbe non essere legato al discorso della separazione. Cioè, lei comunque, nello scherzo, nel prank. Potrebbe comunque esserci rimasta male per quei commenti. Certo, perché comunque tu famo sta cosa, poi lei ha visto i commenti. Poi lei ha visto i commenti, ha fatto bene a lasciarla, si è presa male, certo. Giustamente, no? No, però analizziamo quest'altro momento di dinamica Simone, umana. Un 0,25. Grazie Favi J per il sub, grazie. Grazie Favi. Grande. Grande Lorenzo. Stoppiamo. Guarda, c'è per la seconda possibilità. Guarda. E sono felice. Ma che sta facendo? Cos'è? Che cos'è? No, Simone, bacio shaming. Un polipo. Il bacio laterale. Kiss, non so. Shaming. Sembra il polpo che mi sono mangiato io 5 minuti. Ma si è pulito il naso lui, cioè sulla guancia di lei. Il bacio mancato. Fissata. perché stava guarda in camera. Ma magari lui glielo guarda sulla non ha, guancia. Non ha calcolato bene la prospettiva, capito? Sì, ma non hanno alchimia Ivan, non hanno alchimia. Non lasciarti seduta stante. Lasciatevi. Siamolo, l'amore vincerà. L'amore vincerà su tutto. Ma poi sbava sulla postazione. Ma che cazzo sei? Un Rottweiler? Un lama. No, ma più che altro sai che c'è? Che lui ha preso male le distanze, secondo me. Cioè, perché guardava la camera, no? E poi nel frattempo ha baciato un cuore. Poi in corso d'opera ha cambiato la traiettoria, tipo così, no? Dai, vabbè, ho capito. Abbiamo capito, dai. Te lo faccio rivedere. Su Ivan, sì. No, sì, dopo che hai sbavato come un lama. Ma è il contrario. Ma che vuole? Allora, triggeratissimo. È una cosa imbarazzante. Non l'aveva detto io. È una cosa imbarazzante. So. Andremo a vedere tutti i vostri commenti, perché molti di voi sono bravi, altri no. Tutti quelli che ha scritto ci godo, vi sta bene, bla bla bla. Sì, e ogni volta che io leggerò godo, gli do godo anch'io.
Lasciatevi, lasciatevi, lasciatevi. Siete imbarazzanti, ridicoli, arrivati a pubblicare conversazioni private, privati per far pena delle persone. Vergogna. Lei non è molto convinta comunque. È una vergogna. Gli darò un bacio così. Attaccate. Andava detto. Iniziamo così. Andiamo nei commenti, scriviamo la parola chiave Godo e ci usciranno tutti Godo. I commenti con la parola Godo. Che bello, vedevo l'ora. Godo. Godo. Grazie Barto 08. Ah, i bacini. Allora. Abbiamo detto dei bacini. The world's most advanced website design platform. Guarda che faccia ha fatto lei. Due. Godo. Guarda, non li vuole. Bacini, allora. Due. Godo quella cessa con il neo. Bacio sul neo. No, no, basta. Ero indiana, un pupazzo, sei perfetta. Godo. Grazie Mario. Godo. Se rilasciano. Godo brutta. Brutta, ma una donna brutta. No, raga. Godo che ti ha lasciato. Cioè qua se devi mettere nel montaggio proprio l'asticella del cringe. Mamma che mia. Che sale piano piano irritigirosamente. Mamma metterei qua mia. Sotto proprio ma quasi che cazzo stiamo una guardando? Una canzone da suspense. Tato te che guardare questi due pirlas. No, sto cazzo. Ah, beh, continuano. Continuano, godo, godo. Seven ma è sempre lo stesso col cane. Godo come un riccio. Maestra d'italiano non sta godendo però. Godo. Godo come un riccio appena nato da poche ore. Mi sa che puoi tornare nel guscio. No, era un'agitazione, sì. No, prima di andare avanti, perché godere le persone si lasciano. Cioè, capite la tristezza che c'è da un lato e dall'altro? Magari una persona che non voleva ciò. Cioè, ragazzi, è orribile. Ok, non ve lo dico perché è successo a noi, però non fate, commenti, cioè, se proprio siete contenti. Un video di 100.000 e passa di visualizzazioni, non è che... Sì, sì. Sono sei, tipo, cioè... Di cui uno ha messo due orte e quello col cane. Creare i casi sul nulla è il nostro mestiere. Ma sì, per carità, siamo i maestri in tal senso. Però almeno lo facciamo con buon gusto. Ora arriviamo fino alla fine. Ok, no? C'è anche una raffinatezza. Ma anche noi abbiamo la cosa. Abbiamo veramente... due cose: o farlo vedere fino alla fine, o farlo entrare su Discord, no, Simone? Ma sì, ma che. La cosa, la lezione che noi stiamo dando a Pirlas è come noi stiamo creando un caso su questo. Caso creato malissimo. Così si fa. Così si fa. Pirla. Oh. Vabbè, così si fa. Al singolare. Perché in effetti è uno dei Pirlas. Sì. Perché siete queste persone qui. Tenetevelo per voi in testa. Non andate a sbandierarlo, perché non è carino. Se succedesse a voi, io vado a scrivere Godo. GG. Guarda che l'hanno detto perché così DJ Claire è single e ci possono provare. Ah, tipo Gabriel è uno di quelli. Tipo lui. Allora, sotto il... Tipo quello che c'è stava prima, lui chissà perché ha pensato questa cosa. Ha avuto una finestrella. Sì. Tipo tutti pazzi per Mary, capito? Che allora, c'è io... l'amico di Ben Stiller che sotto sotto c'è gode. Io avrei un consiglio per... Io una controllatina alle conversazioni di lei e il suo amico... Oh. Dici così, così nel dubbio, no, no, non instaurare, non fare come no, il diavolo Simone, che instauri no. Il dubbio dai. Del nostro amico Pirla. Sei una serpe, Simone. No, io no, mi so. Sei mi una so, serpe, no, sei un angelo no, della discordia. Io no, io no, io no, io no. Non sono posseduto. Video ha commentato anche lei. E quando l'ho visto l'ho messo in primo piano, ok? Non so in quanti l'avete visto, però ha fatto 1400 like, quindi incredibile. GG. Una cosa ci tengo che sia chiara, chiara come te, perché in alcuni commenti ci sono cose che non corrispondono alla realtà. Io sono la sua fidanzata, sono Chiara. Scusate se lo dico, ma questo deve essere chiaro. Quante volte hai detto chiaro, Chiara? Scusate. Io lo accetto e l'ho sempre accettato per tutto ciò che è, sempre. Ve lo giuro, non potete immaginare il mio dolore in questo momento per questa situazione. Il motivo di questa pausa non è legato al fatto che io non lo accetto, ma se lui riesce ad accettare il fatto che siamo diversi, ma che insieme potremmo aiutarci. Non mi dilungo oltre, perché non avrei dovuto già dire niente. Infatti, già mi scuso, ma ci tenevo a chiarire che io lo amo e l'ho sempre amato per quello che è, sempre, scusate. Ecco, questo commento, molti sottoscritto, è un prank, è uno scherzo, no, ignorantoni, l'ha scritto lei, io l'ho messo in primo piano perché non potevo non farlo, mi ha fatto ragionare molto, quindi ti dico, hai spaccato, come si direbbe in gergo. Hai spaccato, questo cosa? Contribuisce al mio pensiero. No, non ho capito io, cosa. Io mi sto sentendo male, mi sto ma trattenendo. Ma cosa avrebbe spaccato? I maroni. Questa t'ho storia servita proprio, cioè, proprio un cameriere, proprio, capito? Sarebbe stato molto speciale, sarebbe stato un peccato effettivamente perderti per tanti litigi. Ovviamente lo so. Ovviamente. No, vabbè, parlando seriamente, l'avevo avvisato quando avevo commentato. Perché era un momento in cui appunto non ci potevamo sentire, quindi mi è sembrato giusto dirgli che avevo commentato. C'è la regola di non sentirsi per una settimana, che poi è stato difficile da a fatto il video.
top scorrettezza proprio. Non ci sentiamo per una settimana. Nel frattempo, faccio video su un canale di 700.000 cioè, persone che sicuramente cioè, la lasceranno in pace. Una settimana il non sentirsi, perché una settimana precisa dopo è uscito sto video. Esatto. Sì, sì, un minimo di editing. No, ma a questo, a questo punto, cioè, è il solito discorso di mio Marcone. Mi auguro sia un prank, perché sennò è grevissimo. Mi auguro, cioè, bro, tipo, non ci sentiamo. È questo video su un canale del milione di iscritti. Quello a cui mi riferivo io prima, appunto, se stai con una ragazza che magari non è. Non lavora nei social, se tu ne parli in qualsiasi tuo social, che comunque è bello grosso, sganci una bomba. Ma certo. Inevitabilmente, ma devi essere ovvio. Molto cauto. Ma che stai scherzando? Vabbè, allora, dato che ne hai parlato, devi subito dirlo. No, bisogna un attimo. No, ma specie capì. Poi chi dei due a pubblico, sai, ne parla lei, magari dice cose infamanti, la te difendi un conto, però. Certo. Cioè, dai. Inviti la gente a rompicoglioni. Ma sì. Perché la gente ti vuole bene, magari ti vede a te che stai male per una, eppure ingenuamente dice ah. A parte il fatto che hanno sentito solo la tua versione. Sì. E parti dal fatto che già loro sono tuoi fan, quindi ti danno ragione a prescindere. Non tutti, però. Insomma. Ma andiamo adesso ai commenti cattivi dei cattivoni che siete voi sotto nei commenti. Era brutta la tua ragazza, hai fatto bene, trovatene una più bella. Sembrava Anur Obana. Indiana. Aveva un brufolo in testa, ragazzi. Questa è l'apice dell'ignoranza, capito? La bellezza è soggettiva e sta negli occhi di chi guarda. Però per me lei è la donna più bella. Ma non trovi di cattivo gusto fare un video sul tuo canale da 700.000 iscritti dove leggi insulti sul fisico della tua ragazza mentre lei sta lì palesemente infastidita? Ah, guarda, io ti dico, lei mi sembra spontanea. Perché effettivamente lei è tra virgolette, scusa, molto a suo agio. Usami Pierre, ma lei tra virgolette è un po' la vittima. Io non perché io mi immagino il profondo disagio che sta vivendo sia durante la registrazione di questo video sia durante qua settimana. Scusa, allora, cioè, come diceva Simone, nel caso in cui non fosse un prank, cioè, la metti in una condizione pure spiacevole. Nel caso in cui si tratta di un prank. Comunque, ha passato una settimana. Non ti è venuto in mente che, comunque, giustamente come dicevamo prima, questa gente commenterà in maniera pesante. Privato, ma sicuro. Ma per me fa specie da uno che sta su anni su internet e che non sa che appena la gente c'ha l'occasione, quelli più stupidi si scagliano subito a offendere. Ma guardate che faccia che c'ha, poraccio. Cioè, la gente ricerca proprio questi momenti per scagliare odio. Guarda il viso, poraccio. Okay, sta in su Discord, Pietro. E... Sì, sì, arriviamo. Mamma mia. E sta negli occhi di chi guarda. Però per me lei è la donna più bella del mondo. Non dico che lo deve essere anche per te, però per me è così. Quindi tu devi rispettare questa cosa. Tu tifi Milan, ad esempio. Ecco, per me il Milan è la squadra peggiore del mondo, per te è la migliore. Ecco, per te, per me, non che oggettivamente è così, quindi tienitele per te queste cose. No, calcio, vuol dire che neanche io ho una grande considerazione di me stessa, però come a me piace lui, magari ad altre persone non è il loro tipo, cioè non è il suo, ecco. Dio santo. Tanto era brutta. Tanto era brutta. Ancora, o almeno ha scritto brutta e non brutta. Disse uno. Ma gli insulti a te, gli insulti a te, gli insulti a te. Quanto sei un goblin. No. Che ne so. Ma... ipotetici, sì, scritti dall'utenza. Magari, goblin magari, per dire. Magari neanche uno, sì. Neanche non è arrivato un commento negativo verso di lui. Cioè, capito? Facciamo leggere a lei degli insulti riguardanti il fisico di lui e vediamo se lui sta tutto sgargiullo, se si annichilisce. Vabbè, ovvio. Ma infatti, ripeto, lei è spontanea perché effettivamente, cioè, ha subito, ma pure la risposta che ha messo sotto il video, non so se anche quella era concordata, però, cioè, ci sta, tu leggi tutti quei commenti del cazzo, godo, sei in cesso, sei orribile, c'hai i brufoli, c'è Arneo. Ma è normale che te, no, come hai detto tu, che prank, te prendi a male. Prank o non prank, ma sì, ma sì, prank o non prank, comunque la metti in una situazione del cazzo. Mi sentirei dai, comunque in profonda tristezza. A questo punto lascialo. Quindi non è il caso, caro, il mio pirlone se ne vada a fanculo. No, vabbè, anche meno. Lasciatemi. Bellissimo. L'immagine del profilo c'è una M maiuscola. Metti la tua foto visto che sei Brad Pitt. Sium, ecco un altro che gode. Grande, non godi né qui né in campionato. 1-0 Napoli, 1-0 Insigne. Ah, vi siete lasciati meno male. Ah, la risata te la puoi mettere in un bel posto. Non capisco perché la gente dice meno male, vi siete lasciati, sono contento. Ma stavo così tanto sui maroni. Sì, ma cosa cambia loro più che altro? Cosa cambia voi della vostra vita, del vostro universo, della vostra routine? Guarda com'è tutto ingallettito. Ci sta rimanendo malissimo. Ah, lui invece è fomentato. Certo, sta a far video del secolo. Un video facile, capito? Mi pare vero.
Non rompo mica loro. Becca, te lo meriti, fai video dove ci sono ragazze che twercano. Ma non è stato quello che ha portato alla pausa, cioè sì. Ve lo posso assicurare, perché quella è proprio una cavolatina ina. Non c'entrava niente. Meno male che l'hai lasciata, mi stava sui coglioni. Guarda come l'ho lasciato. Guarda come l'ho lasciata. Specifichiamo, ci sono stati anche commenti dicendo no, una bella ragazza, bla bla bla. Cioè noi stiamo dando spazio a queste persone, anche se non dovremmo, ma per prenderle in giro. Ringraziamo tutti quelli che invece hanno scritto il contrario. Ovviamente, che sono molti molti di più. Non ti preoccupare, prenditi tutto il tempo che ti serve. Comunque noi ti aspettiamo. Ecco, ringrazio anche tutti questi bei messaggi qui, perché sono stati la maggioranza. Cioè noi stiamo andando a leggere una minoranza di commenti brutti, eh. Pier, confidiamo in te, si risolverà tutto. Infatti si è risolto tutto. Ma scusami. E poi ragazzi, adesso dobbiamo fare Un pupazzo. Hai visto come l'ha presa? Come l'ha presa, Ivan? Ce lo faccio vedere con Marra. No. Sì, l'ha presa, cos'è? Un oggetto. No, le donne non sono oggetti. Farvi vedere un veggente, uno che aveva già previsto tutto. 5 giorni fa scrive: aspetto, la mia ragazza reagisce ai commenti sotto al video. Io e la mia ragazza ci siamo lasciati. Sconfiggi il goblin, sì. Bello sto gioco, interessante. Non me ne tempo? Sembra molto divertente, proprio un'adrenalina pura. Che merda! Cos'è questa merda? Allora, fa cagare, ma non quanto. Fa cagare, ma non quanto questo video dei Pirla. Oddio, devo riconoscere quale numero e motore dell'altro. Con profonda difficoltà. Me questo videogioco era finito come pubblicità in questo video. Certo. Perché mio di merda, certo. Esatto. Un saluto Johnny. Johnny aveva già previsto tutto, quando neanch'io avevo previsto tutto. No, GG. Va bene, non ci dilunghiamo oltre. Ci sono stati tanti altri commenti cattivi, ma soprattutto tanti altri commenti belli. Non voglio dare troppo spazio a quelli negativi. Tipo il formato di Rubino, commenti cattivi. I ragazzi e le ragazze che nei commenti hanno raccontato la loro esperienza, per dire se anche io sono in una situazione oppure l'ho passata. Cioè, ho apprezzato tantissimo, sì. Perché è servito molto anche a me a capire certe cose. Detto ciò, da venerdì alle 3 riprenderanno i video, da questo venerdì. Perfetto. Allora, c'è Pietro in... Ma che cosa ci dobbiamo dire? Me lo spiegate. Mamma mia, ma io non vedevo l'ora che arrivava. Al volo, no, ma con tutto l'amore del mondo. Non vedo l'ora di questo confronto. Ma di che dobbiamo discutere? È voluto entrare lui, ci dovrà dire qualcosa. No, per carità, di Dio. Ci vorrà dire qualcosa. La replica non si nega a nessuno. Sì, online, lo sto chiamando. Ma è vero? Eccolo. Sta squillando. Risponda! Risponda immediatamente! Non faccia il pavido. Basta. No. Ma no, non ha risposto. No. È andata molto male la chiamata. Peccato. Lo richiamo. Ma pensa se non è vero e lo stiamo stalkerando. Ma è online, non è mai online. No, nel senso, può essere pure che lui magari non voleva... È tutto pronto! È tutto pronto! Ma, aspetta, io vorrei capire una cosa. Ma tu volevi parlare con noi oppure una fake news della chat? No, allora, io mi metto su Discord in vostra attesa, capito? Così, se mi vedete... Bene, ah, ok. Se... Meno male. Guarda, io non vedevo l'ora di questo confronto. No, così no, almeno, no. Così almeno facciamo un attimo chiarezza. Anzi, mi vado a mangiare la mia paranza di pesce per non sentire le tue cazzate! Oh. Mi stavo guardando la partita in live, mi vengono tutti a scrivere. Il Cerbero ti sta blastando. Ma non abbiamo blastato nessuno. Ma perché la maglia della Lazio? Ma perché io tifo un po' tutte le squadre italiane in Champions, capito? Pier, insieme a me, ce l'hai? Vola un'aquila nel cielo, vola, tu non sarai mai solo. Simone si dissocia. Mi dissocio pure io. Vabbè, dice tutto, sì, dice allora, tutto. Ma che hai combinato, a Pier? Ma che hai combinato? Innanzitutto, chi è la persona alla tua destra? Allora, grande! Ma lascia parlare solo lui! Se ne vada! No, scherzo. Questa qua ad assistere. No, allora, cioè, io volevo solo dire, sì. Cioè, capisco la critica sull'aver fatto il video e aver reso questa cosa pubblica, però la storia è reale. Cioè, io il fatto che mi sono lasciato la mia ragazza e ho avuto questa pausa è tutto reale, perché io vedo il canale come un diario di bordo in cui anche confidarmi.
è chiaro che è una roba che avrebbe portato magari più visualizzazioni, non lo nego, però è anche bello poi potersi rivedere, cioè ma raccontare... Mentre tu stavi a fare il diario di bordo, a babbordo c'era il tuo amico che si stava a bombardare la tua ex, la tua ragazza, tu sei consapevole di questa cosa? Mi ha chiamato adesso super incazzata, vuoi parlare? Sono sgamata. Vai, ti ascolto, ti ascolto. Che cazzo stai facendo? No! No! Vabbè, perché è arrabbiata? Come sono, ma in chilling, capito? In goliardia, come direbbero loro. No, ma le mandiamo un abbraccio. Ma su direi non abbiamo detto nulla, tra l'altro. No, infatti. Anzi. Ti ascolto, ti ascolto. Cosa ti avevo detto? Mi avevi detto di lasciare stare. No, ti avevo detto che volevo parlare anch'io, non è che devi parlare solo tu. Va bene, quindi... Anche questo è un prank, eh? No, non è un prank, nulla è prank sul nostro canale, sulla mia vita. Può entrare su Discord, ovviamente, ci mancherebbe altro. Venire su Discord, glielo chiedo, se vuoi ti prendono. Prendo. Al volo. Ma che content vi sto creando? No, vabbè. Nessuno, tranquilli. Faccio la pazzo. Vieni o no? Vieni o no? Vieni o no? Che loro hanno detto... vabbè, però la live la stanno facendo adesso, cioè magari loro facevano domani un'altra live, non mi cagavano più, capito? No, vabbè, io ti faccio, ti spiego tutto, basta che c'è un link, ci avete, no? Sì. Sì, no, lei è di tra gli amici di Discord. Sì, 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 mi ha, mi ha. Basta che raggiunge la chiamata. Sì. Allora, va, cioè, io adesso, se la chiamo, insomma, dovrebbe... Devi apparire. Aggiungerla a questa chiamata, oppure, che ne so, la chiami, aggiungi noi, vabbè, aggiungila lei qui, insomma. Aggiungi lei qui. No, ce l'ho qui davanti. Io posso dirti che mi congratulo, io... Farei la stessa identica cosa con la mia ragazza. Vabbè, casa di Anello, sì, c'è stata. Ma che no, vabbè, ma... vabbè, mica un'offesa. No, cioè, dovete capire che a parte tutto, lei per sta storia c'è stata veramente male. Ma infatti l'abbiamo detto infatti noi. Infatti la cazzata l'ha fatta tu, secondo me. Sembrava molto... Secondo me la cazzata l'ha fatta tu, ma a prescindere dal fatto che se la cosa sia vera o finta, perché entrambi i casi un po'... L'ho fatto io, ma infatti io non sto discutendo di aver fatto bene o male quell'opinione. Volevo solo ribadire che la cosa è vera, ma ci tengo perché so quanto lei allora, c'è stata male. Sono curioso, vorrei parlare con lei. Oh, che succede? È uscito. Mi sa che ha risposto a lei. Ok. E mo spero sia abbastanza sveglio. Capace a usare Discord per raggiungerci a noi. Congratulo per davvero, mica sto scherzando. Io devo parlare con lei, devo dirle delle cose. Devo. Amala... Pazza intera mala. Mi sto per mangiare una vita intera. Ma quanto intera. Stai a mangià? Una vita intera. Questa è una vita intera, lo sai o no? Dai, sì. Un gambero. Dai. Intero. Ma la goccia? Pure la goccia e pure la coda. No. Intero. Della sua interezza, zio. Senti, io richiamo Pierino perché qua si capisce. Va. Lo sto richiamando. Beh, devo essere uscito per sbaglio perché io l'ho provato a chiamare. No, sì, non la devi chiamare. Aggiungi amici al messaggio diretto. Guarda, guarda dove ce l'ho anche io. Aggiungi amici al messaggio diretto. Qua prendi uno di questi, come ad esempio. Okay, più aggiungi amici al messaggio diretto. Ciao Filippo. Allora, come ad esempio in questo caso si crea una chat di gruppo. Io ti mando una chiamata, tu rispondi e dovresti essere dentro. Hai ragione. Seleziona gli amici. Ma sai che forse non ti ho tra gli amici su Discord? No, questa vabbè, è una cosa gravissima. Vabbè, è la mia ragazza, non la ho tra gli amici, giustamente. Alivio. Che c'è? No, sarebbe frenzone, ragazzi. Io non frenzono la mia ragazza. Allora, dai. Livio, come stai? Bene, adesso. Voi come state? No, dovevamo fare un saluto così per farsi due risate. Un saluto con un prank. Questa è una cosa gravissima. Dai, no, bello, Livio mio. Ciao, tesoro. Un bel saluto italiano. No, stavamo facendo due chiacchiere qua con. Con i Pirlas o Vicious, da abbraccio. Allora, con Pierino TV. Sì, con Pierre. Ma riesce a entrare la tua ragazza, quindi? Ma sei della Lazio! Ma sei della Lazio! Ma io sono del Bologna, però in Europa tifo le italiane, per cui...
Ma che vuol dire? Ho inviato la richiesta. L'ho accettata. Ok. L'ha accettata, ci siamo quasi, sì. 50%. Quindi, saluto italiano! Sì. Livio, che hai fatto oggi? Allora, adesso... Domani, ma come domani, notizia ufficiale, firmo per la casa. Vai Livio, dai, oh, coglioni, Livio. Bravo Livio, se ne vada. Ma che, mi avvicino. Allora no Livio, è stato un grave errore Livio. Ma questo è un grave errore. Ma nella casa fai pure lo studio, nuovo? Sì. Quindi faccio tutto, tutto lì. Prima di noi? Sì. No. Top. Battuto. Purtroppo sì. Tra l'altro sono molto curioso di vederlo, il nuovo studio vostro. Vabbè, grazie mille Livio per questo saluto. Ci vediamo prossimamente, bro. Ciao bello. A quel paese. No, povero Livio. Ma allora? Posso dire che Livio mi trasmette sempre tanta positività. Non sto scherzando. Vero. Guarda che sto serio, eh. Cioè, quando vedo Livio mi prenda bene. Si vede che non lo conosci bene. No, invece non è vero. Io ne stavo a parlare con Anna l'altro giorno, ho detto la stessa identica cosa, ho detto nonostante comunque sia ragazza, visto come è lui, no, si lamenta, tratti, sì, però... morale e tutto, però allo stesso modo mi dà gioia quando c'è sta lì. Ma sì, è un po' un Woody Allen, che alla fine, che alla fine gli va, cioè, nella sua ottica gli va tutto storto, però comunque se... trova il modo un po' di esorcizzare questa cosa. Risolviamo il suo problema. Qual è il problema? Vai, adesso mi manda la videochiamata su WhatsApp e la mostro qua. Perché ma, come? Ma, che... ma l'aggiungo io agli amici. Come si chiama? Mi dici il nick e le quattro cifre? No. Sì, si chiama Chiara Claire. Aspetta, piano. Allora, Chiara, vai. Claire. Dove Claire. Si gli amici? No, sopra. Sopra dove? Pagina principale. Ma che è? Allora, infatti anch'io sono. Mandagli il nome in chat. Perché c'è Chiara Claire, adesso devo risolvere al numerino. Senti, ma se la fai entrare su Discord? Falla entrare sul nostro Discord, punto esclamativo Discord in chat. Allora, sì, chat, fate punto esclamativo Discord. Sì. No, ti mando io il link diretto che entra proprio nella stanza live che è già chiusa. Top. Ok? Dove sei? Pierino, eccolo qua, sta nella chat. Non lo fa vedere? Non lo faccio vedere. E entra direttamente. Ok, mandale questo link. Ok. Ed entra Vai, nella chiamata. Te lo mando. Ok, nella chat privata su Discord. No! Vabbè, non si vede tanto. Vabbè, basta cliccare su quel link e si va nella... Se gliela fanno entrare, mamma mia, cioè quanto bisogna essere tech blin proprio per cliccare su un link che ti porta diretto, cioè io, come avete visto, ho cliccato, mi si è catapultato lì dentro. Dove sta la difficoltà nel fare la stessa medesima cosa, dico io? Clicca e vai là diretto, come d'altronde succede con ogni singolo link. Il potere dei link. Perché hai permessi? Ho i permessi. Greve. Senti. Io mi sarei anche rotto i coglioni. Ora modifico. Peccato, che io non vedevo l'ora, non francamente. Vedere, non lo no, fa vedersi. Genera nuovi link. Non vedevo l'ora di sapere le loro cose private. In fondo sono due persone che neanche conosco. Ora ritorno alla pagina principale, lo richiamo. Ma buttavo fuori. No, ma poraccio, stavo a rompere pure io. Ce la faremo, ragazzi, sì. Ce la faremo. Mi dici il suo nickname? È andato in pubblica 3. Si chiama pubblica Chiara Claire. 3. Ok. C'è una foto bellissima. Sì, c'è una foto bellissima. Candela. Eccola, ce l'abbiamo fatta. Allora, io attivo l'amicizia. Poi attiva la webcam. Mi deve accettare l'amicizia e siamo a cavallo. E ci siamo.
che a te. No, ma apri pure l'altra parte, così. Tanto grazie della pazienza. Ma non c'è di... No, non faccio il cafone. Puoi aprire pure la seranda. Posso trovarlo, perché io sono da computer, su Discord è diverso dal cellulare, però... Dovrebbe essere il simbolo degli amici. Allora. Il cazzo fuori da dove? Ah, dopo questa il parto sarà una passeggiata. Allora, esatto. Piero, vai anche tu in una delle stanze pubbliche di Discord nostro, ok? Ti preleveremo. Okay. Pubblica. Chiara! Dai. Ma no, è uscita. No! Dai, che questa live si sta imbarbarrendo. No. Imbarroccando. Chiara! Chiara? 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 Chiara Claire? Chiara? Chiara? Chi è? Chiara? Ma come chi è? Chiara, mi senti, Chiara? È lei, Sì. Ce l'abbiamo fatta, allora. Mi senti? In teoria. Mi senti, Chiara? Pensavamo di avercela fatta. È mutata per caso, no? No, non credo sia mai entrata. Pierino, ecco, perché non risponde Chiara? Ma come no? Pensavo l'aveste presa. È mutata. Sta qui dentro. È mutata. No, perfetto. Ora no. Ma non parla. Filippo, ci sei? No, Chiara. Filippo, cosa c'entra Filippo? Sbagliato. Ragazzi, noi abbiamo tutta la buona volontà, però è veramente... Ma chi è Filippo? Sbagliato. Ci siamo protratti, la chat si sta addormentando, cioè ci sono tutte Zeta in chat ed è colpa vostra, tutte Zeta in chat, facciamo qualcosa, una sveglia, una trombetta, cioè nel senso... Ad addormentarsi, guardano in live. Oh. Attiva la webcam intanto, Pier. Giusto. Sì, è qui. È qui. È lì. Fino a qui. Ok, forse. Ciao. Non si sente. Prova a levare le cuffie. Lei ci sente. Prova a levare le cuffie, così almeno. Leva le cuffie. Del telefono. Sì, sicuramente non avrà inserito la fonte delle cuffie. Boh. Stacca le cuffie, gentilmente. Non si possono staccare. Guarda, sono attaccate con un cavo nel telefono. Stacca le cuffie, ok. Anche a Simone. No, ma non dalle orecchie, dal telefono. Madò. Adesso non ti sente. Ah, non ci sente. Allora, quando sei su Discord da telefono, ci sta sotto un'opzione per cambiare la fonte. Fonte meravigliosa. Un bel quartiere, vero Ivan? Un meraviglioso quartiere. Ci piace quel quartiere. No, perché ci sta una persona... È inutile che parli, non ti sentiamo. Poi non so neanche se lei sente noi. Allora. Dai, già non capisco io di Discord, dovrei essere uno streamer, figurati. Io tra poco spacco questo piatto contro la parete! Adesso io non sento loro. Ci siamo. Niente, purtroppo. Chi era? Oh? No. Sì. No. Ecco, Parla. Allora, ok, facciamola parlare così, dai. Vai, allora. Cioè, in realtà io dal mio cellulare l'ho chiamato, ho messo viva voce, cioè diciamola tutta. Quindi si sta sentendo da qua. Allora, spero Chiara, era tutto un prank, sì o no? A bruciapelo! Non ho capito. Era un prank. Era un prank? Io faccio il traduttore. Era un prank, sì o no? No, la situazione, mi avete già detto. Non era un prank. Ok, però... Io mi sono molto arrabbiato, no, perché il tuo ragazzo Pietro
A Pierino, ho sbagliato. Pierino! La tua espressione mentre lui leggeva tutti quei commenti era proprio annichilita a dir poco, e mi sono chiesto: ma perché allora lei non legge gli insulti a lui? Non sì, ci hai pensato? Di... Io sento male. No, dice, avevi un'espressione tutta annichilita quando leggevamo i commenti contro di te. Allora, perché tu non reagisci ai commenti contro di me? Boh, perché a me non se ne fregano. Ma non ce ne sono commenti brutti contro di me, cioè, guardatemi. Non pensi che sì, no? Cioè, paga meno. Allora, io voglio farti una domanda, Pier. Vai. Se non era un prank... Vai. Perché nel primo video hai detto ci vediamo tra una settimana e precisamente il video è uscito una settimana dopo? Cioè vi siete chiariti nell'arco di tempo giusto per, diciamo, soddisfare le aspettative del pubblico che avevi creato? Non ho capito. Nel video non ho detto ci siamo lasciati, io ho detto è una pausa, ok? Quindi te, beh, che sì, dai, hai capito, dai. Il video si chiama ci siamo lasciati comunque. Ma ovviamente, cioè, il discorso ce lo siamo fatti noi, cioè... E io ho detto, guarda, io devo pensare, ok? Perché sono io che volevo lasciare lei, ok? Quindi io devo pensare, devo prendermi tempo per me. Il problema è che io lavoro troppo, nel senso i video mi occupano tempo, quindi ho bisogno di una settimana senza caricare video, ok? Quindi io ho dovuto dire anche la cosa, cioè la pausa c'era. Però come giustificavo il fatto che non usciva il video venerdì, visto che da 3 anni che noi pubblichiamo video? Infatti, parliamo dei miei privati. Come? In modo... Perché devo pensare, devo ragionare, perché sono scelte che ti cambiano la vita, eccetera. Ed effettivamente io avevo bisogno di tempo, perché se stavo a lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, chiaro che pensavo poco, ok? Quindi semplicemente quello. Quindi io avevo già in mente che sarei tornato una settimana dopo con un video che poteva essere o ci siamo lasciati definitivamente, oppure no, un gran ritorno. Quindi era tutto, diciamo, un progetto. Sarebbe stata una win-win situation per il tuo canale, intendo. Cioè, il video sì, cioè puoi contestarmi la cosa di averla messa online, io dico solo, la cosa è vera, non c'è ma stato quei un bacetti del... Guardo, quei bacetti, no? Io quando vedo quei bacetti, ogni bacetto che vi davate, per me era una coltellata allo stomaco. Ma perché se non sei abituato, non sei abituato a darli alle ragazze tu, chiaro che... È tempo di distruzione! Blastato, qua voglio vedere mo come risponde Dudu. Scacco qua. Matto. Secondo me non ha nulla da dire. Come è andata con Delfina? No, no, vabbè, no, ma quella no, vabbè, dai, no. Questa è una cosa gravissima. Scherza, mi socio. Perché lei non si confida con me, no, no. Non puoi parlare. Ah, non. Metti in parecchio. Io ho una domanda. Aspetta, aspetta. No, in che senso tu non puoi parlare? Perché ci ha provato pure lui con Delfina. No, perché lui parlando il vivo, ma io sono la prima ragazza che l'ha avuto. Quindi non è che può vantarsi di. Sì. Aspetta, la sentite? Sì, sì. Vai, parla. Vai, vai, ti si sente. Ovviamente è dissing, cioè è quello che facciamo sul nostro canale. Quei vai. Bacetti del cazzo davano palesemente fastidio a Chiara. Era un'espressione mortifera. Io sono solo... Ma chi è? Fabio. Scusate, raga, perché in tutto ciò io mi sono scordato di essere in live. Ecco. Ma come? Ma che vuol dire? Uno si è abbonato da me in questo momento. Ma come mi sono... Buttalo fuori! Buttalo fuori! Voleva fare content! Fuori! Io volevo solo sapere, guardate, prima che ti interrompessi, perché Pierino, lei è un maschilista! Pierino, lei è un patriarca! Lei è un misogino, Pierino! Non ha fatto parlare la sua donna! Io volevo sapere l'opinione di Chiara sui bacetti. Nulla altro. Io volevo chiedere a Chiara se ha ricevuto degli insulti in questa settimana. Aspetta, una alla volta, ragazzi. Prima i bacetti, Ivan. Vabbè. Chiara, bacetti, che ne pensi dei bacetti e poi degli insulti? Ok. Allora,
Hai chiesto se lei ha ricevuto insulti questa settimana. Cioè, non tu... evitare i bacetti, no, non dirlo, evita! Non si, io lo so che c'è qualcosa! Prima i bacetti, io lo so, lo percepisco. Falla parlare dei bacetti. Allora. Allora, va bene. Va bene, lo accetto, però perché sembravi infastidita? Ma secondo me era, ma secondo me sì, stava un po' infastidita perché comunque ha ceduto una parte della loro vita privata per dare content al suo ragazzo che non sapeva che portare sul suo canale. Sì, Ricolmo di cazzatine! Ma rispondesse lei al quesito, però! Rispondesse lei! Perché rispondono gli altri al posto suo? Vai, parla! Allora, il video è stato ideato da lui, ma me l'ha chiesto prima di pubblicarlo. Io non ero d'accordo, e lui lo sa, però gli ho detto, se lo vuoi fare, fallo. Io quindi hai anteposto i quattrini alla tua ragazza, possiamo dirlo? No! Non ho capito. Neanch'io. Non hanno capito. Beh, io direi che possiamo chiudere qui. Beh, dopo questa rivelazione. Ma tu non hai pensato, amico Pirla, che, no! Che pubblica si chiama così che vuoi. Cos'è? Tu non hai pensato che pubblicando questo video avresti potuto scatenare degli insulti verso la tua ragazza che professi di amare? Hai capito? Certo che lo sapevo, ma infatti sapevo che se poi fai il business prima di tutto. Una volta, dai, ragazzi. Ma infatti non rispondo, non faccio il video perché io sono triste, una vittima. Cioè, si ride, si scherza. Allora, tutti quelli che scrivono godo, gli do un bacio. Ma scherzando, giocando, non sono una vittima, non fatelo più, ragazzi. Aspetta, cioè, aspetta. Non io ricevo in quel aspetta, video. Non ho capito cosa ha detto Chiara. Vai, parla. Copertina del video era molto molto esagerata e non mi è piaciuta per sì, neanche lei era d'accordo titolo. Sì, sì, okay, chiaro. Questo è vero, assolutamente, perché è chiaro che uno pubblica questi contenuti, lo sa che sgancia una bomba, ok? Quindi io, chiaro, come ho detto, mi si può contestare l'idea di aver fatto il video, e certo che io ho cercato anche di attrarre gente. L'unica cosa che io volevo che si capisse qua è che il tutto è vero, non è un prank. Vabbè, non è un prank. Io avrei una domanda. No, quello che si deve contestare è che tu hai dato in pasto la tua ragazza fregandotene. No, l'ha messo. Questo è. No, certo. Vabbè, però io avrei una domanda. Non hai risposto. Ha detto sì. Però dei commenti di persone che non ti conoscono. Cioè, alla fine, cosa ti devi importare? Lei ci è rimasta male. Lei, quando tu leggevi quelle cose, mi sembra che un po' ci è rimasta male. Ma anche perché l'abbiamo vista che era molto attiva nei commenti. Quindi, insomma, stava anche abbastanza appresso. Poverina! Ai lei suoi cazzetti! Mentre leggeva insulti rivolti a lei. Ma infatti io l'ho ringraziata, cioè ha fatto un grandissimo sacrificio che io apprezzo. Ma certo. un sacrificio! No, Gianluca, no, perché? È chiaro che non fa piacere nessuno, però ho detto... No. Ma è un prank, non è serio, dai! No, per lei è un esercizio, cioè alla fine che te deve fregare di commenti di persone che non sanno nulla. L'esercizio è stato molto difficile. Sì, appunto, e io ho apprezzato, perché comunque è una roba che ha fatto andare bene il canale... Perché ragazzi, cioè, ognuno guarda il suo mulino. È chiaro che se tu hai questo contenuto che può comunque farti trovare nuova gente, perché comunque vanno sempre questi tipi di video, cioè... Ma io che acqua ho tirato al mio mulino, scusa. Ho capito, ma infatti, cioè, nel senso, come ti ho detto, ti ho ringraziato, è tutto, chiaro. Io, però, quello che dico è, chiaramente mi potete contestare, vi posso dire ho sbagliato quello che volete, però il prank, cioè, non è un prank, punto. Lei ha pianto anche tutta la settimana, cioè parlavamo, ci è rimasti. Io ho messo anche una conversazione mia, cioè una parte, ma perché io sapevo che le persone, la prima cosa che gli viene in mente dopo il secondo video è un prank. Io nel montaggio ho messo quella parte lì presa a caso, ma le conversazioni sono migliaia e sono tuttora qui sui nostri cellulari. Vabbè, in realtà è peggio, c'è un aggravante, sì. No. Io l'ho detto prima. Ma sì, perché un prank magari sarebbe stato organizzato da entrambi. Invece così proprio alla mercé dei sciagalli proprio. Mi sembra un bellissimo film di Lantimos, il sacrificio del cervo sacro. Chiara, tu hai acconsentito la pubblicazione della vostra corrispondenza privata? Io non la sapevo quella della chat. Lei non lo sapeva. Le cose le so sempre dopo,
aspetta, io vivo come satellite, io arrivo dopo. Sì, ho fatto un video rimorchio oggi sul canale, l'ho scoperto dopo per dirvi. Io spero che nel libro del Pancio si parli anche di questi effetti collaterali che hanno determinati influencer per lavorare in un sito. Cosa stavi dicendo, Pier, scusa? No, per dirvi, cioè, io oggi ho fatto un video in cui, tra virgolette, una gara di rimorchio sul canale in cui c'ero anche io e lei l'ha scoperto dopo. Cioè, io sul canale di solito faccio sempre di testa mia e tutto, capito? Cioè, ma infatti io... Sto controllando. Ma no, ma dopo. Di testa su... Di scusate, ragazzi, grande. Di testa tua, ok, però nel momento in cui coinvolgi altre persone, magari, poi so cazzi vostri. Comunque, Chiara, mi dispiace che dici che tu vieni sempre dopo, comunque. Cioè, non è una bella... situazione. No, venire dopo no. Venire dopo no. Cioè, però mi rendo conto, cioè, mettendomi nei suoi panni, che io ovviamente ho esagerato a fare questo video, ok? Ma infatti io non vi sto contestando questo. Solo non facciamo video fake sul nostro canale, cioè tutto quello che vedete è vero. Cioè, quando abbiamo fatto il video contro di voi è perché eravamo veramente incazzati contro di voi. Ma okay, questa è la cosa grave, infatti, che sono veri. La prossima volta che faccio un video dove dici che rimorchi, ma diglielo prima. Diglielo prima. Io ancora spero che alla fine di tutto ci diciate, cioè, che è tutto un prank, no, onestamente. Non lo so. No, no, non è un prank, ma infatti sono a difendere questo, che nulla è un prank, perché noi, nulla. Verità, ok, sul nostro canale, solo verità, no cazzate. Poi per voi può essere sbagliato, giusto, ok, però solo verità, è questo, capito, che ci sta. Che se dice che faccio una cosa fake, io mi alzo e dico no. Cioè, è questo proprio, l'unica cosa che voglio difendere. Poi il resto, ognuno può avere la sua opinione, potete aver fatto scelte, no, io... Sono uno che sì, condividerebbe tutto del privato, cioè nel senso... Magari lei no. Chiara, tu che ne pensi? A me non sono mai piaciuti i social e tutto quel mondo, cioè proprio quello. Io lui lo fa. Sì, andrete lontano! Io stempero, io stempero. No, ovviamente... Dico sempre nel teletano io, quindi però... Sì, lei non piacciono i social, like, queste cose qua, cioè, capito? Ma quindi... tenendo da conto questo piccolo particolare che non le piacciono i social, immagino quanto sarà stata contenta durante quest'ultimo periodo. Giustamente, non mi piacciono i social, sputtaniamo tutto in pubblico. Chat priva, non mi piacciono i social, chat private di WhatsApp, di corrispondenza privata insaputa, relazione strumentalizzata, cioè a me dispiace pure, però non riesco a star zitto, non sono un omertoso. Questo infatti l'ho deciso tutto io, cioè l'ho fatto io, nel senso gliel'ho chiesto, poi lei mi ha detto sì, magari a malincuore, però io gliel'ho chiesto, insomma, le cose. Stai dicendo che ha? Vai, vai. No, io ho detto che io della chat non sapevo niente, cioè non sapevo che avrebbe messo quello sfondo, insomma, di chat, io sapevo solo dell'audio, perché appunto ero lì presente e mi sono tappata le orecchie, come avete visto. Sì. Vabbè, te l'avevo fatto sentire prima l'audio, ho detto possiamo metterlo nel video. Sì, nel PC. Sì, però dico la chat non la sapevo. Sì, 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 perché è una scelta che ho fatto nel momento, io edito sempre il giorno stesso. Che capito? Figura di merda! No! No! Vabbè, la citazione Emilio Fede, dai. Sei sempre il solito cafone. Vabbè, comunque, ragazzi, vabbè, diciamo vi vogliamo bene. È che la roba è vera, ok? Va bene, è tutto vero. Vi vogliamo bene, ragazzi. Vi auguro il meglio. Vabbè, vero, Chiara, se vuole, le posso passare il contatto di Vittorio per una scrittura privata tra lei e il suo ragazzo e il mio avvocato. Torniamo lì tra avvocati. Dubbia single e l'aspetto. No, no, no. Ma infatti adesso tornerò single di nuovo dopo questa. No, 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 no. No, ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Basta che non fai il video, va tutto bene. Vediamo, vediamo, ci pensiamo. Dai, dai, un abbraccio, ragazzi. Ciao, buona, ragazzi, serata. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao. No, Davide, cosa fai? Comunque... Beh, top Barbara D'Urso stasera, proprio. Top Casa Vianello. Vabbè, fa ride, essenzialmente, però, no? Noi specificiamo, noi non avevamo programmato nulla live. È successo da sé. Sì. Quindi, vabbè, effettivamente fa ride, se va a vedere. Fa ride. Io sono basito. Guarda, io mo al di là è ovvio, uno saluta col sorriso e tutto, ma io non stavo scherzando per niente, lo voglio sottolineare. Ah, questo era? Sì, 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 sì. Vabbè, cazzi loro. A un certo punto, cazzi loro. Stavo per dire una cosa, è meglio che non l'ho detta. No, ma per carità. Ma la dica, poi... ma la dica. Ma si no. Esprima, dica tutto. Noi stiamo zitti, ma Gianluca, è il suo momento. C'è un limite a tutto, Simone. Penso di aver detto in maniera abbondante, perché poi si va troppo nel privato, perché per l'appunto è una cosa triste e privata. Questa. La champagne. Tago gli ha dissato.
Vabbè. Con queste direi che possiamo salutarci. Ci vediamo domani alle ore 15. Domani alle ore 15 per una live, che dire? Ma scoppiettante? Assurda. Esuberante? Avrei già detto. Sfavillante. Ciao ragazzi. Ciao. Mi raccomando, morale di questa live: fate il sub al Cerbero Podcast, per dire. No, comunicate con i vostri partner. La comunicazione è la cosa importante. Fate il doppio sub al Cerbero. Con perché il secondo non è che account. Siete una coppia, allora lo fa solo uno. Capito, se lo vediamo insieme, no. Fatelo entrambi comunque. E se siete uomini, fatelo anche senza dirlo. Se avete un figlio, fatelo da me. Era la morale. Ma sarà il canale più diseducativo di Twitch Italia, quello di Ivan Grieco. Ma come osa? No, scherzo. Beh, porti il Faina. Ho capito, tu hai portato di pre, scusi. Ma io infatti non ho funzioni pedagogiche. Vabbè. No, scherzo, funzioni scherzo. Pedagogiche. Grande lavoro sta facendo Ivan, in realtà lo stimo molto. Ciao ragazzi! Io ho capito che Ivan era il miglior canale di informazione di Twitch Italia quando se l'è scritto da solo in una clip su Instagram. Non l'ho fatto. Lì ho veramente capito. Ciao ragazzi! Mamma ciao a tutti! Che stronzo, signore. Non l'ho fatto io. Che stronzo. Scusi, è fattuale. Cos'era però. Quella clip? Informazione politica, imbecille. Ma io, ragazzi, a parte la battuta, è vero. Ammazza, sì, ma c'è sta Lion. Vero. C'è Lion. Dai, si sta buono. C'è Lion. Chiudo. Ciao. Buono per Lion. Bravo. Se va a vedere, non era male. Ciao. Lion. Ciao a tutti. Non mi sento molto bene. Serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è Cerbero, Pablo Podcast. C'è Cerbero, Pablo Podcast. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno volete un ride? E ve lo do il ride. Mi ero allontanato un attimino. Il ride, anche se pochi, possiamo farlo. Senza alcun problema. Parlo piano perché se gli altri due mi scoprono che sto in live più di loro, poi tagliano la testa. Uccidono. Capitano. Vediamo chi ha bisogno di un ride. Vediamo un po'. Ah,
Guarda, tra tutti questi penso che scelgo... È complicato. Complicato. Vai, quello con meno spettatori. No, anzi no. Vai. Oggi ci ha aiutato a fare le voci. Ci ha aiutato a fare le voci delle canzoni e quindi se lo merita. Salutate Dave. Ciao.